stand by, meglio che da finire. No, no. E ora si è mosso, si è accanto. Questo è una questo rodizio dove si mangia carne in quantità. Ah, buona. Porto. Ad Arsen. Che buona la macchina del filmare. Piccolina. Sì. Ah, è buona questa. Ma se mi accordano Antonio che deve dare un papelino. Buono. Devo buscare ora. Che lei hanno prima con la chica. C'è una bella visuale. Sì, è una bella visuale, sì. La macchina, no? No, il buchebus. Sono rullino, sì, no? Centro commerciale, ma uffici. Non era rullino, che? Il rullino non stava atrás. La torre dello inglesi. Hanno fatto questi treni. No, è passeggeri più che altro. Edificio redondo. Che sono offici. Venire a Capella, come chiuso sta mina. Adesso si chiama Piazza Thais, questo. Hanno fatto un bel pesebre. Ah, che lì. La... Che tu vieni a casa? Abogacia, no? Non so se devo dire qua. No. Letta sera, Abogacia. No. È stato a Cordova. Perché tiene soldi? Che c'è uno dello spagnolo di un grande. Il spagnolo sia questo è il mio spagnolo. Questo è il monumento agli spagnoli, questo. Mira che hermosa che sta la fuente, la fontana. Está lindo, Está bello. Adesso arriviamo a certa parte che si può girare a sinistra. Museo delle Arti, sì. Ah, il Museo Nazionale delle Arti, questo è. Museo Nazionale delle Arti, sì. O si vende Coletta. Il Museo Nazionale delle Arti. Cercavamo proprio questo, cercavamo. Ce l'abbiamo qua. Sì. Ma però è lì da tanto. No, ma qua ci sono i famosi come a Via Condotti. Qua c'è l'Istituto di Cultura Italiana, qua devo venire. No, qua no. Questa è Avenida Alvear. Tu devi andare a Marcello Torquato di Alvear. Sì, là. E questa è la più lussuosa via di... Di Buenos Aires. Mi piace il Kenzo. Takaishi. Volvo, le macchine. Acá hay mansioni. Nina Ricci, vedi? Come si chiama mansione, no? Scala. Antonio. I grandi palazzi. Palazzi. Sì. Usted se intende usando il corto di velarga? Tipo di V, V larga e V corta. No, in Italia también tengo la larga e la corta. La B e la V. Ah. No? Nella BC. Ahí está. Come l'obelisco che sta in Cristo. Come si chiama questa strada? Avenida 9 di luglio. Ah, 9 di luglio? Sì, Avenida 9 di luglio. Ma non è che se la prende. 9 di luglio è la data. L'indipendenza argentina. Ecco, del 1810. Là c'è l'albero di Natale. Questa mi sembra che sia l'avenida Santa Fe, detto Santa Fe, ma non esclusiva. Questa è la Buenos Aires by night. Sì. È bella Buenos Aires. Mi piace molto. Sì. Mira, che tocca con... Certo. Este que es el acá el... ¿Cómo se llama? Este es el Lavalle o... No, este es el metro. Ah, el Teatro Colón. El Teatro Colón. El Palazzo dell'Opera. Qua ha cantato Caruso, sí, Beniamino Gigli. Sí.
Il teatro è quello molto famoso. Tiene buena acustica al oído. No, además es importante. Es importante también. No, l'opera en Argentina es muy importante. Acá hace mucho ballet. Vienen los rusos también a hacer ballet, baile. Cuesta la avenida Corriente, con la que comienza a destra, cuesta. Cuesta que se incrocha con la avenida de Luyo. Ha hecho un concierto. ¿Vuoi fermarti, Rocco? No. Io mi fermo, ho fretta, domani non faccio niente veramente. Vuoi andare a vedere il Tortone di notte, di sera, a prendere un caffè? Ora? Qua con i semafori sempre bisogna guardare un po', si rispettano, soprattutto a quest'ora. Dopo questo tour guide di Buenos Aires con Antonio e la dolce Isabel, abbiamo concluso la serata insieme alla loro famiglia in un ottimo ristorante. Ho conosciuto Antonio, l'ho frequentato e mi sono arricchito di alcune sue esperienze in Argentina. Erano anni in cui continuavo ad occuparmi di studi sulla polemologia, avevo approfondito la guerra anglo-argentina nell'aprile-giugno 1982 per il possesso delle isole Malvinas Falkland, e Antonio diede un contributo alla mia ricerca con una serie di episodi e aneddoti riferiti alla vita quotidiana dell'epoca, esclusi dalla narrazione ufficiale, ma ottimi per una ricostruzione sociologica del tempo. Al ritorno dal nostro viaggio studio in Ushuaia, e Terra del Fuoco, l'aereo fece sosta nella città di Rio Gallegos, e Antonio approfittò per accompagnarmi nella visita all'altare con luce perenne in onore dei piloti argentini morti in quella strana guerra voluta dai militari dell'epoca. Antonio spiegò che dall'aeroporto di Rio Gallegos tanti genitori e famiglie videro partire per l'ultima volta i loro piccoli grandi eroi. Col suo modo di esprimersi, preciso ed elegante, accanto a quella fiamma e nel silenzio dello scenario, Antonio riuscì a trasmettere l'atmosfera mista a preoccupazione, dolore e disappunto per quella inutile guerra, anche se per tutti gli argentini le isole Malvinas avrebbero dovuto essere considerate parte integrante della loro nazione. E come se tutto ciò non fosse sufficiente, riprendendo il viaggio, sull'aereo incontrammo Guillermo Amuchastegui, cittadino di Rio Gallegos, ma soprattutto reduce di guerra, con cui sviluppammo conversazione sulla guerra delle Malvinas nell'intero viaggio, fino all'aeroparco Newbery di Buenos Aires. Ma a proposito dell'aeroparco Newbery, le numerose avventure con Antonio iniziarono proprio con il volo di andata per Ushuaia. L'aereo aveva preso velocità e un istante prima del decollo osservai un'emissione anomala simile al fumo qualche metro più avanti e sulla mia destra in cabina. Non feci in tempo a riflettere quando una brusca frenata arrestò il velivolo già quasi in fase di decollo. Fummo invitati a restare calmi fino a quando l'aereo giunse nel luogo di partenza. Due ore più tardi riprendemmo il viaggio con altro aereo, ma l'avventura proseguì anche allo scalo di Trelew, quando a causa del troppo vento la porta dell'aereo incontrò molta difficoltà a chiudersi e il decollo fu esperienza traumatica. Piccoli aneddoti per rendere vivo il ricordo di Antonio Petta.